Ebbene sì, ce l'ho gigante, proprio un pacco enorme, guardate qua, è tipo 2 metri di pacco. In più ce ne ho anche altri due, c'ho altri due pacchi belli grossi, sono pesantissimi. Ognuno di questi pesa tipo 20-25 kg. Mi sono stati inviati da questa bellissima azienda che è FlexiSpot, di cui trovate anche il link in descrizione. Andiamo a scartare a vedere cosa ho preso. Anzi, ve lo dico direttamente, ho preso una scrivania gigante, di quelle là che salgono e scendono e puoi quindi lavorare sia seduto che all'impiedi, puoi fare gli squat mentre lavori. E poi una bellissima sedia da ufficio, queste qua belle comode, no, da gaming, super ergonomica. Adesso non so quale montare prima, se la scrivania o la sedia. Direi la scrivania, che è un po' più complessa, secondo me è più complicata. Sicuramente ci metterò tantissimo tempo, perché so che si farà a notte. Non so quante ore ci vorranno, perché questo pesa tanti, pesa 35 kg solo sto pacco. Era da molto tempo, vero, che non facevo un unboxing. Sono stato, penso, uno dei primi su YouTube Italia a portare gli unboxing. Sì, uno dei primi. E adesso c'è gente che ci vive, però... Ah, vediamo cosa contiene questo pacco. Stanno milioni di istruzioni. Credo che devo prendermi prima la laurea in ingegneria meccanica e poi potrò montarlo. Va bene. Allora, questo sicuramente è uno dei due motori che va sotto. Questo non so che pezzo sia. Logicamente bisogna prima tirar fuori tutto. Viti e vitarelle a tonnellate. Sarà probabilmente più complicato di quanto pensassi. Ma perché ogni pezzo pesa esagerato. Si vede che sono di qualità, perché pesano tantissimo. Questo di sotto è il motore. E questo deve essere uno dei bracci che si alzano e scendono. Ok, penso non ci sia più niente. Spero. No, ci sono... c'è un'altra cosa qui dentro. Eccola. Una lastra d'acciaio. Per prima cosa bisogna prendere questo pezzo, step 1, questo pezzo, e aggiungerci questi altri due pezzettini. E credo che questo pezzo sia questo. C'è già installato il motore, che andrebbe installato dopo, perché lo vedo che sta qui. Il motore sta già applicato. Quindi andiamo. Allora, non lo so se si vedono, ma sopra ogni pacchetto di viti c'è il loro numero: A, B, C, D, E, F. F c'è il chiavino esagonale. Infatti qua ci fa vedere che dobbiamo fissare le viti A con il chiavino F. Quindi ci servono queste viti qua, molto semplicemente, e lo fissiamo. A. Non vi metto timelapse, perché io sinceramente odio i timelapse. Magari vi faccio dei tagli, però vi faccio vedere com'è un po' il procedimento. Questi sono i piedi che vanno fissati con le viti... C. Vedi, C. Comunque, adesso praticamente lo dobbiamo semplicemente fissare il pezzo lì. Ok, quindi facciamoci spazio. Questo me lo devo portare di là. Ho aperto questo, come si chiama? Il piano della scrivania. Che, raga, io devo dire che anche la spedizione è fatta con un criterio veramente buono. Guardate com'è protetto ogni angolo, per non farsi... che si sgualcisca, che si sbecchi con tutta questa gomma dura. Bello imbottito, fatto bene. Ho preso quello più gigante, uno dei più grandi, mi pare arriva fino a 2,40 m. Ho preso 1,80 m, il piano di 1,80 m, perché si possono fare anche scrivanie, diciamo, per uffici, tipo in sale riunioni, oppure se uno la vuole tenere a casa come proprio tavolo per mangiare, che si alza e scende a seconda di come fai. Comunque io penso che questi tipi di tavoli siano ottimi, soprattutto per chi lavora tipo, non lo so, come sarto, come qualcosa che ha necessità di varia altezza da regolare. Solitamente non si trovano tavoli con misure adeguate, ma hanno misure standard. Con questo invece uno lo può mettere alle proprie esigenze, di come meglio si trova. Comunque, togliamo le basi, che dobbiamo avvitare praticamente i piedi. Mannaggia, è pesantissimo. Allora, allunghiamo per arrivare alle dimensioni, perché ho detto devo arrivare ai buchini. Buchin è uno. Sapete che onde evitare di fare tira e molla, me lo tira di qua e se ne va di là. Inizia almeno a fissare un paio di punti con queste altre viti che sono autofilettanti. Quindi incontriamo i buchi e la iniziamo a schiattare dentro. Possiamo iniziare a collegare i cavi. Ho finito di bloccare, quindi no! Devo fare più attenzione, devo disconnettere almeno questo lato per far passare questo. Ah, ce l'ho fatta, una faticata. Comunque andiamo a connettere. Credo che M1 e M2, quindi come lo capirò quale devo connettere e dove? Ma io direi
Diciamo che non c'è differenza, anche se le chiama M1 ed M2. Qua non c'è scritto niente, c'è scritto semplicemente L e L, anche su questo non c'è. Comunque si devono alzare in maniera sincronizzata, non penso ci sia differenza. Quindi le connetto entrambe, questo lo blocco qui con questo. Invece funziona anche il cable management, nascondiamo tutto qua sotto. Nascondiamo tutto qui, questo più o meno qui. Ecco, vedete che è bellino, pure tutti i cavi sono coperti. Stanno abbastanza sistemati qua dentro nella guida. Adesso lo devo girare, devo vedere come fare per girarlo, per provarlo. Ah, finalmente, guardate che bello, è una scrivania gigante, si deve solo un po' pulire. Sale e scende, c'è semplicemente touch, ma vedo che scende pure bello fluido. Ha un movimento molto fluido, fa un leggero rumorino. Guardate, oh, bellissimo, scende proprio fino e sotto al massimo, che non lo so a cosa può servire, a far giocare i bambini. E poi la puoi alzare. Basta, penso così. 1,21 m, è altissima. È super forte, resistente, grande, bellissima. Logicamente vediamo qua come la piccola console con lo schermo, con lo schermino. Non lo so a che serve l'USB, c'è anche un'entrata USB. Credo ad alimentare qualcosa per ricaricare qualcosa. Comunque c'è qua. Sali, scendi, memorizza, 1, 2, in piedi e seduto. Quindi praticamente tu basta che tieni lo porti ad un'altezza, basta che tieni premuto e lo registri all'altezza che vuoi, quindi premi in piedi e lui si alza da solo all'altezza più comoda che tu hai registrato, che ti serve, senza che tu ogni volta te lo alzi e te lo scendi. La stessa cosa seduto, quando ti serve per, vedete qua c'è l'omino seduto, premi sull'omino seduto e lui automaticamente lo riporta all'altezza con la quale tu stai seduto. Si possono memorizzare, come vedete, altre due, 1 e 2, che sono altre due altezze che ti possono servire, tipo se assieme a te lavora qualche altra persona, il tavolo lo utilizza qualcun altro, però è bellissimo. E adesso mi stavo dimenticando, devo montare anche la sedia. Andiamo a scartare la sedia. Vi ricordo che tutti questi prodotti li trovate in descrizione, potete scegliere, vi ho detto la dimensione del tavolo. Infatti sono venduti separatamente il motore e la scrivania di sopra, quindi uno può decidere se la vuole più grande, più piccola, angolare, con lo smusso. Oh, quanti pezzi. Questi sono i braccioli, questo è lo schienale, ci abbiamo qualcosa che non so cosa sia, qua ci abbiamo i piedi e qua c'è la seduta. Questo scatolo che è sicuramente pesante, bello, stanno le istruzioni. Wow, guarda qua, mi ha dato pure un giravite con tutte le sue viti, bello. Questa è la sedia praticamente e qua c'è il pezzo forte, il pezzo grande, trallallero, trallallà. Sono logicamente anche tutte in italiano le istruzioni, io là non ho letto nessuna istruzione, ho semplicemente guardato i disegni, ma è tutto, vedete, passi di montaggio, passo 1, passo 2, c'è tutto scritto in italiano pure su quell'altro. Io penso che questo già è montato, il passo 1 è già fatto, c'è una vitarella che balla per dentro, però il passo 1 è già fatto. Eccolo qui, vedi, questa è la parte di sopra dello schienale, questo che mi diceva di fare. Ok, ed ecco fatto lo schienale, è pronto! Adesso ci dobbiamo mettere, penso, la base di dietro, qua sotto. Mi dice che praticamente devo mettere questo, va così, ok. Finalmente ho finito di montare anche la sedia, basta metterla sulla base, se trovo il buco. Eccola qui, questa è una bella sedia, sembra robusta. Ah, super comoda. Adesso che dite? Guardate la mia vecchia postazione. Adesso mi è arrivato. C'avevo praticamente il tavolo della casa che c'era qui con le sedie di legno, super comode, e il tavolo di legno. Adesso devo spassare tutto su quest'altra struttura. Ah, e finalmente c'è una postazione fatta bene. Devo ringraziare FlexiSpot che mi ha inviato tutti questi prodotti bellissimi. Vi ricordo che in descrizione trovate sia il codice sconto che il link diretto per, nel caso vogliate acquistare qualcuno di questi prodotti o altre cose presenti sul sito. Così lavoro seduto, così memorizzato per farmi lavorare in piedi. E sono pure super resistenti, quello è il fatto, che sono pesantissime e sono resistenti, si vede che non sono scemenze di poco conto, sono cose, sono prodotti di qualità, si vede, robusti, vedete quanto è spesso anche un solamente il pannello di legno che ci ha messo sopra. Quindi spero che questo video extra del giovedì vi sia piaciuto, fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate di questa scrivania, di questa nuova postazione che mi servirà almeno per un po'
tanto devo stare diversi mesi fino a quando non posso ritornare. Ah, e noi ci vediamo domani, perché oggi è giovedì, ci vediamo domani con il video horror. Ciao!